abbiamo anche. Io vabbè, intanto ringrazio gli amici radicali che danno la possibilità di potersi incontrare, sì, e lo spazio che è a Ostia, poi tra l'altro, ecco un'altra cosa da dire, non ci sono spazi dove incontrarsi. Dove incontrarsi non ci sono spazi. E, io però non vorrei parlare del problema del mare, le cose, scusate, sforo, ho chiesto perché penso che sia un problema che comunque riguarda comunque i beni comuni, comunque la legalità o l'illegalità, visto che parliamo di legalità o legalità, e parlo di un problema che riguarda lo spreco di denaro pubblico, che è un'altra costante italiana, lo spreco di denaro. Voglio denunciare, qui chiedo anche agli amici radicali, se poi in futuro potremmo organizzare, visto che c'è una bravissima avvocato, potremmo organizzare qualche cosa per mettere in piedi, anche se già abbiamo fatto dei passi in avanti in questo senso. Volevo denunciare lo spreco del denaro pubblico riguardante le costruende barriere antirumore sulla linea uno spreco, signori, che non ha eguali, nel senso che invito tutti a fare una passeggiata al terzo cavalcavia che è rimasto abbottito, a via dei Rostri, per vedere che cosa significa buttare via soldi pubblici. I soldi pubblici ci sono 150 metri, 200 metri di muro antirumore sul nulla, sul niente. Questa è una cosa, questa è la prima tranche che hanno fatto. Noi abbiamo fatto ricorso alla Corte dei Conti, ben argomentato e ben strutturato e ben documentato. E un altro invito è andare dietro all'Enel Hotel, dove è risaputo in tutta Europa che ci sono migliaia e migliaia di persone, non c'è nessuno, e lì stanno costruendo le barriere antirumore dietro all'Enel Hotel. Cioè, voglio dire, se c'è un modo più drasticamente visibile di come si possono utilizzare male i soldi pubblici, è questo delle barriere antirumore. Poi noi abbiamo in mano, e con questo chiuderei anche, la prova provata, che sono inutili, perché abbiamo le prove fonometriche ante opera e post opera. In alcuni punti non si erano riusciti ad abbattere neanche quello che è previsto dalla legge del rumore dei decibel, nonostante la costruzione del muro. Per cui, signori, io è una denuncia da una parte nostra. Io sono del comitato Ostia Attiva, che facciamo parte del comitato dei comitati di Ostia. È un grido di dolore mio, onestamente, il nostro è un grido di dolore, perché vedere così proprio plasticamente buttare via i soldi, così, perché bisogna farlo, proviamo in questi termini, signori, in questi termini. Noi siamo riusciti a far spostare 150 metri di una costruzione, sempre del sovvenimento muro, da un punto a un altro, perché se abbiamo capito che il discorso stava da me, vabbè, dove lo devo fare sto muro? Qua? No, non fai, lo facciamo qua, bisogna farlo. Il problema è in questi tempi, cioè vi rendete conto di cosa stiamo parlando? E noi questo ce l'abbiamo documentato. Abbiamo chiesto anche alla regione di stornare i fondi, cioè, parliamo di 7 milioni di euro, eh? Pensate a 7 milioni di euro dati all'ATAC, che cosa potrebbero fare sulla strada Ferrata o sul Foro. Noi abbiamo chiesto alla regione di stornare questi fondi e di utilizzarli, dati all'ATAC, perché la cosa di per poter sono stati utilizzati, sono stati individuali quelle rotterie, bisogna fare. E stanno lavorando tranquillamente. L'ultima cosa che mi viene in mente, appunto, è una denuncia, questa chiaramente è una denuncia. Poi abbiamo, ecco appunto, abbiamo la prova provata che queste barriere sono inutili, perché addirittura non sono riuscite ad abbattere il rumore. Nella notte, cioè, dovevano essere nella notte, non so, di notte dovevano essere 4 decibel, 1,5 le cose, di giorno fino a 8 decibel dovevano essere abbattute, non sono riuscito ad abbattere neanche quello. Poi c'è stata una variazione su quando dovevano essere costruite le barriere, dovevano essere costruite inizialmente in metallo,
leggero, che significava avere anche un impatto ambientale. Parlando sempre di impatto, impatti ambientali, era anche un problema di impatto ambientale. Noi abbiamo denunciato anche il fatto che questa barriera, dalla parte di là della barriera, interrompe il flusso d'aria che arriva, che poi non arriva più, per esempio. Ecco, questo è un altro impatto. Per cui, questo è un grido di dolore da parte nostra. Grazie, 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 grazie. Allora la parola va a della testa sempre dei comitati di cittadini, di tutti quelli che seguono il lavoro. Allora, Amerigo, prego. Allora, vi ringrazio di quello che ho potuto ascoltare. Ringrazio questa cosa, ringrazio Bruno di quello che ci hanno chiedato la dottoressa, l'avvocato, che chiaramente che sa tutti. E vorrei un po' rispondere, un po' partecipare sempre quello che dice niente. Volevo dire, il tempo purtroppo a volte fa dimenticare delle cose che ripropongono volumi diversi, ritornano alla carica, come si dice a Roma, parlando dei balneari per esempio. Guardate che un ingegnere di tutt'altra cosa, che tra l'altro sentivo dire era il referente sulle dune nella comunità europea, lui che le dune non permette che esista, però c'ha i depositi di carcere e spruzzo sopra le cantine che vengono. Allora, loro hanno proposto tanti anni, non so, decennio, forse neanche 20 anni fa, i balneari fecero preparare da un grande architetto professore universitario, credo, portoghesi, un progetto che io non so se lui ragiona in questo modo o se ha firmato quello che hanno preparato loro. Perché c'era anche un comitato apposta sul fondo del progetto portoghese, per le ragioni. Praticamente, anche poco tempo fa, in un incontro, l'ingegnere delle dune ha detto: guardate, io non mi detto che sono più bello della spiaggia. La spiaggia è tutti, anzi io sono disposto anche a Venezia, hanno detto, e noi siamo disposti a togliere le cabine anche a più presto. Siamo dispostissimi, solo che l'incontro del Venezia si chiamava uomo forte. Quest'altro portoghese era molti anni fa. Il progetto portoghese lo sapete tutti, forse lo sarà lui, gli altri non. Forse no, nessuno lo conosce. Allora, il progetto portoghese, insomma, pochino si è sentito parlare. Quel poco che posso dire in un attimo, io ce l'avevo molto. I balneari sarebbero disposti a togliere il muro, loro sono sensibili, ma in cambio le aree libere del lungomare, dove c'è spazio, specialmente dal Tribune a Levante, insomma, vorrebbero che fosse assegnata alle spiagge per fare male che vada, se l'erosione aumenta, hanno pure quello ancora chiamato spiaggia, ma per fare centri commerciali, proposte, scritte, tutto, per fare alberghi, ma sotto, sempre compreso nel villaggio, quello che chiamano il villaggio, la zona balneare. Quindi ci prenderebbero anche il retrofronte. Se lo prenderebbero il fronte mare e la strada, i giardini dove siamo andati, per fare questo qua, con un progetto portoghese. E col polo del fronte mi pare che c'è il nome, come si dice Roma, hanno riproposto assolutamente così anche per. E un piccolo appunto, ciò che è stato fatto con la pubblicità, mi dispiace che non ho sentito, la fortuna di sentire, non ho fatto questo, è riuscito un attimo ad parlare sul web, mi fa piacere che c'è ancora il web. Ossia, io dicevo scherzando che sono dato che era un dormitorio dei ministeriali, ossia stanno sempre presenti i più grossi papà dei militari, dei ministeri, ma anche per caso, casualmente, sono i figli, coloro che riescono a arrivare al capo delle associazioni iniziali ambientaliste. Si è costruito Ostia sul territorio, vedete? Si è costruito Ostia sul territorio presso la foce del Tevere, che è sacro per mille motivi, non solo naturalistico, archeologico,
insomma, storico, col silenzio e l'accettazione di tutti, compresi i grossi partiti popolari, e qui forse c'è qualcuno, c'è stato proprio dopo. Io mi sono trovato a frequentare le associazioni in quel periodo. Allora, bisognerebbe sapere cosa fare dell'area Pasolini. E c'era stato l'incendio di Castelnuovo, no, quello è stato nel 2001, questo si parla degli anni 94-95. Si parlava di affidare a un'associazione ambientalista un progetto per ogni area interessante di Ostia. E la zona Pasolini, WWF propose passeggiate a piedi, a cavallo, eccetera. Io frequentavo l'associazione a cui è stato dato il bene facile di fare tutto un parco unico, ma forse lo è. Quella zona che era pubblica e doveva rimanere pubblica era importante geologicamente, perché dove sbocca il fiume comunque è lì che il mare, i venti cominciano a emigrare le dune, a ricostruire la costa. Lì, io ho proposto a questa associazione che frequentavo di poter presentare un progetto per salvacosta, salvadune, per la salvaguardia pubblica di quest'area. È stato firmato da 7.000 persone, se voi guardate, c'è un po', c'è un'associazione di destra, e si manda di avere la firma di 7.000 persone, ma anche se era stato sterolto il mio progetto, diceva ancora che la costa era sacra e sarebbero state fatte destinate a rifare le dune, eccetera. Dopo un periodo di strano silenzio, purtroppo è arrivata la società del porto, e dato che è forte ci siamo sacrificati per salvare un'area che adesso è un canino, lo osserva dal Pidocchio alla Cicogna, è un canino. Questa zona è stata stravolta, l'associazione ambientalista di Ossa non ha iniziato su niente. Una piccola cosa per ricollegarmi al progetto portoghese. Vogliamo, avete mai visto i disegni del progetto portoghese? Sembra un gange. Si vede l'acqua, si vedono dei lastroni a varie altezze, dei scalini in marmo, cemento. Sopra si sono ricostruite da degli architetti come se fanno in classe delle sue seme, qualche palmetta, zone mediterranee, hanno le palme nane, non le palme, quel che hanno dovuto vedere adesso sono le grandi da Washington. Qualche palmetta, qui si è fatta, posso che pensare che lo faccia il nipote dei portoghesi, un bambino mette il presepio, ma un architetto così impegnato, eccetera, su una costa fa gli scaloni, i gradoni, sì. E, cioè, mi dispiace, quello che volevo dire, ecco, lì vediamo cos'è l'attuazione del progetto portoghesi, punto. Grazie mille. Grazie. Allora mi riporto, visto che appunto siamo in una fase di chi tra cittadini e comitati, mi riporto quello che è il contributo dell'Osservatorio Civico 13, un altro comitato cittadini, che propongono cose che abbiamo detto, qui sono definite, dal porto di Roma fino al lungo mare Americo Vespucci, una quota non inferiore al 50% del territorio demaniale marittimo da destinare a uso pubblico e alla libera balneazione. Deve essere posta tra uno stabilimento e l'altro, che parlavo prima l'alternanza. La secondo punto, l'indice di copertura di operatori pari al 10% della copertura delle singole concessioni regolari legali, così come un altro 10% si deve considerare riservato alle cabine. E quindi ringraziamo pure l'Osservatorio Civico 13. Io penso di poter chiudere qua, nonostante Americo sia proprio nella telecamera, posso chiudere qua ringraziando tutti voi innanzitutto, Mare Libero, l'associazione che ha reso possibile questa cosa, insieme a Liberi TV che ha ripreso tutto l'evento, Maria Laura Turco che si è accollata la maggior parte del lavoro giurisprudenziale e giuridico, e tutti. Grazie a tutti. Grazie. Thank you.